E in fondo allo schermo vedete alle spalle di Rita Guarino l'ingresso in campo delle due squadre. Ecco Giorgevice di Trieste con Michael Ferrari di Roverete e Davide Marciari di Rimini. Entrare in campo il scambio di saluti tra Rita Guarino e Antonio Cincotti. Che ha nel mirino il consolidamento della sua corsa Salvesti. Il primo pallone è giocato dall'Inter in avanti a cercare Polli. Che ritrova la palla dopo lo scambio con Ciawinga. Polli, Polli, subito Polli con la punta. Polli e Oden. Dice di no, sbarra la strada ad Elisa Polli. Sono passati 35 secondi. Presenta tutta sola davanti a Kirby Oden, che oggi sostituisce Tampieri in Porta. Per le sorti offensive della Samba. Dall'altra parte Cargiuni. Cargiuni, porta palla a Cargiuni. Finta il passaggio, poi va sul sinistro. Lo prova Cargiuni. Oden in qualche modo, poi la che rimane lì. libero Oliviero. Altra palla recuperata dell'Inter. Miasci per Bonetti, che mette giù Bonetti, si leva in palleggio, Bonetti col sinistro, qui Oden è bravissima invece a dirle di no. Per ottimizzare i propri centimetri, sempre Cargiuni alla battuta. Palla tagliata verso il centro, il colpo di testa, l'1-0 di Elisa Polli, avanti l'Inter, al 29 la palla di Cargiuni. quasi da centro campo. palla di Cargiunì, Polli sovrasta fisicamente Panzeri e fa 1-0 per la squadra di Rita Guarino di Forza un gol alla Bobovieri, Coffalli con la palla di ritorno per Prugna non si chiude, allora Ciawinga passa su Oliviero, Ciawinga. Ciaoinga, vicino a lei Polli, servita. Corre Ciaoinga senza palla. Polli la vede, la serve. Ciaoinga, riportata azione dell'Inter. Ciaoinga, ciaoinga con il sinistro. Mura Oden, non è finita. Cargiuni 2-0: Inter contropiede, piede. B. C. Diale 2-0 per la squadra di Rita Guarino. Che ha rischiato, ma neanche 30 secondi fa, rifinito da Gutià. Cargiuni, che trova il suo quarto gol in campionato. Polli di ritorno per Ciaoinga. Oden Ennesima parata del suo primo tempo con il piattone, Carciuny raccoglie, ha segnato gol a molto più difficili in carriera la francese. Vediamo da qui di sinistra di Ciawinga, Mura Oden. Fondamentale il professionismo la scorsa estate, il nuovo forma del campionato, livelli che si alzano di tutte le squadre. Qui Ciawinga ad esempio, altra grande giocatrice arrivata nella nostra Serie A per uh, Polli poi ancora Ciawinga Ciawinga sinistro di Ciawinga Polo e la palla che entra a proposito di grandi giocatrici e grandi giocate Tabita Ciawinga si iscrive anche lei al tabellino dei marcatori atte sul palo e va a spegnersi in rete vediamo da qui Ciawinga guarda Odden calcia c'è una deviazione prima del difensore e poi di Odden palla velenosissima per la Samp doppia deviazione che manda il sinistro di Ciawinga in questo momento Bonetti la palla per Ciawinga è lunghissima ma ci arriva Ciawinga, Ciawinga passa su Oden, Ciawinga al centro, c'è Miasci, Miasci, Miasci e salva Pisani come fosse un portiere. Però, qui Bonetti il suo pallone sul secondo palo messo fuori, c'è il Borghetti che prova ad alimentare l'azione, la palla per è anticipata per Robustellini, 4-0 Inter, festa anche per Chiara Robustellini, primo gol. Per lei con la maglia delle nere azzurre, classe 2003. 20 anni, il prossimo 30 giugno. Qui la gran palla di Robustellini, anticipata all'ultimo Gioia. C'è Robustellini tutta sola con il piattone che segna il gol del 4-0. a Guardi il movimento di Ciawinga, non la serve, allora ancora una volta l'Inter senza fretta. Robustellini poi. Al Borghetti, la palla nello spazio, diventa buona per Pandini. Pandini! Incredibilmente calcia alto dal nulla. Questa occasione per l'Inter con Al Borghetti che serve Pandini. Ha fischiato in bocca per Jurjevic, che dice che basta così, è finita. Inter batte Sampdoria 4-0, due gol per tempo.